Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Varano d'Ischia abbiamo l'onore di avere tra di noi un'altra artista, Clementina Petroni. Sì, di che cosa devo parlare? Ci parli un po' della sua arte, della sua tecnica appunto. Mi dispiace che qua non c'è niente esposto di mio perché non ho avuto la possibilità di portare qualche quadro. Ad ogni modo, beh, la mia tecnica è, ho cominciato innanzitutto con la ceramica moltissimi anni fa, e quindi poi disegnavo sui piatti, sui vasi, disegnavo dei paesaggi, delle figure, al che il mio compagno Antonio Mattera mi disse: ma perché non trasporti tutto sulla tela? E così comprò i colori, i pennelli, le tele e io così ho cominciato circa 38-39 anni fa. Per cui ho cominciato, però non ho mai usato i pennelli perché ho usato sempre quasi la spatola, perché mi piace dipingere di getto così in maniera del tutto spontanea, perché più ci penso non mi riesce il quadro, se ci rifletto. Praticamente devo fare un lavoro molto istintivo, anche con i colori faccio la stessa cosa, perché anche se mi spiegano io non so mai che cosa me ne esce fuori, quindi mi affido un po' al distinto, a quello che mi viene sotto la mano. Mi piace così. Ogni sua opera è quasi sempre un'avventura, allora. Sì, in un certo senso è così, hai detto una cosa molto giusta, perché è un'avventura. Quindi, e se volessimo parlare insomma di soggetti ritratti, c'è qualche soggetto in particolare che preferisce o lavora appunto in fantasia e si concentra su forme astratte? No, io mi concentro quasi sempre su forme astratte e ritratti non ne ho mai fatti, forse qualcuno sì in passato. All'inizio ho fatto anche qualche ritratto, ma poi soprattutto ho disegnato paesaggi in chiave fiabesca, quindi anche, tanto per dire, il castello l'ho dipinto tantissime volte, è sempre diverso, ma non sembra neanche il castello, anche perché lo immagino un po' a modo mio, quindi chiaramente sono da vedere. È bella questa interpretazione chiave fantastica dei soggetti chiave dell'Isola d'Ischia, secondo me. Volevo chiederle, per quanto riguarda le mostre, le personali, se ne ha fatte, se parteciperà a progetti futuri. Sì, allora io ho fatto alcune personali, collettive, sempre nell'ambito dell'ambiente isolano, ne ho fatto alcune anche al castello di Otranto ad esempio, e anche a Napoli, però siccome un ragazzo che adesso viene 22 anni, ho avuto anche in passato delle persone che mi hanno suggerito di andare fuori, di andare a fare delle mostre, però siccome avevo mio figlio piccolo non mi sono mai allontanata da Ischia, però chissà, io mi affido sempre un po' quel tipo di avventura di cui parlavi prima, quindi non faccio mai le cose, se mi escono fuori così che devo fare qualche mostra. A proposito, una signora mi ha invitato a fare una mostra in Lucania, siccome io adoro la Lucania e i Sassi di Matera, quindi può darsi che questo progetto lo porterò avanti proprio perché mi piace il luogo, mi piace la regione che è la Lucania. Va benissimo, e ringraziamo Clementina Petroni per questa bellissima intervista.